attenzione a non portare anche i bambini e i ragazzi a pensare che poi sia così, ci sia questa soglia e noi siamo di qua e gli altri sono di là, ma gli altri che sono di là ci sono i miei figli. Io credo abbiamo tutti il diritto di essere in qualche modo diversi fra loro, con delle esperienze che possono avere avuto momenti di felicità e di difficoltà, di conflitto o non conflitto. Giustamente si cercava in qualche modo di trovare degli elementi, ho sentito nelle domande, ma cioè, perché sembrava un pochino a tutto tondo questo racconto. È importante quindi il processo di presa di parola, io su questo sono d'accordo. L'ultimo libro che ho scritto è proprio esattamente un libro, si chiama Quello che dovete sapere di me, è una raccolta di mentre gli adolescenti da tutta Italia, sono le raccolte con un gruppo di ricerca, un migliaio, per Feltrinelli di 120, raccontano esattamente questo assedio normativo, che quando arriva a 22-23 anni è un disastro, quando arriva a 18 anni, 20 anni è un disastro, perché ti fa dire io non so se sono adeguato, se sono all'altezza, se sto facendo la cosa giusta, perché a furia di ricevere da fuori il segnale, non avere la consapevolezza che loro ci hanno raccontato, sei spaesato e quando sei di fronte a delle scelte che ti approssimano al lavoro, alla facoltà giusta e così via, ti portano effettivamente a sentirti perso nel mondo, ma da adulto. E la cosa che i ragazzi dicono in queste lettere, ma anche nell'esperienza di lavoro sul campo, di ricercatore, è molto comune, è non sai cosa ti piace. Perché a furia di sentirti dire da altri cosa devi fare, cosa devi studiare, addirittura cosa devi desiderare, tu non sai più cosa ti piace. Passi dei test, delle selezioni e così via. Quindi credo che dire, guadagnarsi la libertà e la possibilità anche di sviluppare gusti, formazione personale, sia una delle partite. Vi propongo, se un ragazzo che era seduto qua ci ha raccontato come l'esperienza di giocare a pallone con gli altri sia stata anche, vuol dire appunto, un gioco con gli altri, non ti chiedi che scuola hai fatto, conta il gioco che stai facendo, no? Se sei bravo, non sei bravo, conta anche quello, ma insomma ti dice come sia facile. Ecco, secondo me oggi la questione molto importante è la costruzione di questi noi, questa possibilità di stare assieme. E secondo me è anche importante non sovrascrivere troppo sulla pelle dei bambini, dei ragazzi, qualcosa che abbiamo in mente. Qual è, quindi, la questione dell'assedio normativo, che appunto percorre così tante questioni? Perché è particolarmente sbagliata? Non solo perché è sulla pelle dei bambini e dei ragazzi che si decidono cose e loro non possono mai in qualche modo avere voce, spesso, non nell'esperienza che abbiamo sentito in esperienza. Ma perché questa cosa oggi non ha proprio più senso. Un assedio normativo prevede in qualche modo che tu abbia in mente, tu adulto, genitore, insegnante, preside, abbia in mente esattamente le cose che è importante sapere e conoscere, le competenze che servono oggi. Cioè, hai in mente un mondo statico, dove un manuale ti dice le cose importanti, tu gliele trasmetti e verifichi che i suoi apprendimenti siano coerenti con quel manuale, dove è scritto il sapere di oggi e di domani. Il problema è che oggi noi non sappiamo nulla di domani, questo è avvenuto. Che questo tempo, questa epoca, quindi che la scuola su questo debba ragionare, da genitori si debba ragionare, non conosce il tempo di domani. Oggi ragazzi a 22 anni, 23 anni, fanno cose che corrispondono al loro tempo perso ieri, lavorano sui social network delle aziende e delle istituzioni e noi li guardavamo smanettare sui tablet e sui cellulari dicendo che perdevano tempo, stavano formando competenze che oggi gli danno un lavoro. Allora attenzione quando noi sovrascriviamo ai gesti, alle parole dei ragazzi, dei bambini, una nostra idea, perché quell'idea può darsi che rapidamente vada aggiornata, cambiata e debba essere molto più aperta e recettiva del tempo che abbiamo. Quando le cose cambiano così rapidamente, i saperi si costruiscono insieme. Non solo, come dire, diceva Margaret Mead, che i nuovi nati, intendeva i ragazzi, i giovani, sentono il futuro molto più degli adulti e quindi in qualche modo hanno delle antenne, non è che lo sanno, lo sentono. È un modo un po' particolare, ma ci credo molto a questa formula. Il che vuol dire che, come dire, stare con loro oggi, più che passare una lezione, verificare apprendimenti, è proprio costruire insieme qualcosa che effettivamente noi non sappiamo ancora, ma dobbiamo costruire giorno per giorno.
dimenticare che tu hai fatto quello che dovevi, ma la generazione che dovrà inventarsi le cose, mestieri, dovrà scoprire e spostare la frontiera, non deve fare quello. La domanda giusta è cosa hai scoperto oggi. Ed è questo il meccanismo che andrebbe in qualche modo coltivato con loro, la libertà e l'apertura, però il punto di queste scoperte avvengono ovunque.